incredibile, vero? Buongiorno e benvenuti all'Ignoto Senza Apostrofo. Un saluto dal vostro Enrico Ruggeri. Il nostro viaggio nella storia di Trieste e nei suoi misteri ancestrali vede oggi come protagonisti i popoli che seguirono le orme di Paul Nosse. Nel territorio giuliano ora siamo qui in questo luogo meraviglioso, molto caro ai triestini, perché d'estate si svolge il Triskel e proprio in questo punto si fanno dei riti pagani. Cosa c'entra tutto ciò con la puntata di oggi? Niente. Trieste fu oggetto di numerose invasioni che ne modificarono l'assetto politico e religioso. Una delle più importanti è certamente l'invasione di una frangia estremista distaccatasi dai fenici. Appassionati in maniera maniacale di piante ombrellifere, i fenoci indossavano anche dei vestiti rosa attillatissimi e molti divennero stilisti. Ma Trieste fu sempre una meta per i dissidenti, gli ultimi, i perseguitati. Anche dai babilonesi un gruppo di donne si staccò e all'arrivo nel capoluogo giuliano si autoproclamarono le babilonesi. Nello stesso periodo un gruppo di donne devote alla dea Kali, arrivate a Trieste, decise di rimanervi ed aprire un negozio di riparazione calzature, le famose Kali Girl. Il flusso di clienti era così intenso che non avevano braccia per lavorare. Pare che tutte queste donne, per compatibilità genetica, si sposarono con gli ottomani. Grazie a questa contaminazione culturale, anche religioni politeiste vennero ben presto soppiantate dalle religioni monoteiste, che nascevano con lo scopo di dare colpa ad una divinità unica. La sensazione di trovarsi nelle mani di un essere che non brilla di intelletto venne anche definita monoteismo. Di conseguenza anche i sovrani vennero chiamati monarchi, arco dal latino comando e mona dal triestino mona. Nonostante l'abrogazione della monarchia, purtroppo non è cambiato l'andazzo. Tutte queste importanti storie di migrazione e teologia vennero raccolte in un libro molto complesso chiamato il Bibione. E tutto ciò che veniva raccontato veniva infatti definito bibioso. Il Bibione si apre con la Genesi e racconta proprio della prima migrazione della storia, la tentazione di andarsene dalla Baba Ketasa. Fu così che il nostro Adamo, che nel racconto bibioso si chiamava Iure, decise di cogliere una mela di una varietà particolare, mela mocco. Mela mocco, te vuole un tocco? Un saluto dall'ignoto senza apostrofo dal vostro Enrico Ruggeri, una personcina veramente per bene.